Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. L'Allianz Arena è uno stadio davvero fuori dal comune, un connubio di perfezione architettonica e tecnologia d'avanguardia. Vuole tirare! Matuidi, pallone alto nello spazio. Vede la porta, prova a scavalcare. Pronto al tiro! E c'è il gol! Un gol facile, facile, anche troppo direi. King sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. Il Celtic comincia malissimo la gara. Niente di fatto, azione interrotta. Può andare, prova la conclusione. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Lungo passaggio in avanti. Coutinho cerca di lanciare il compagno. Prova la conclusione aerea. Una buona iniziativa, ma non è bastata. Sergio Ramos. Costa. Riceve in ottima posizione. La mette in avanti. Douglas Costa. Criscito. Il Celtic sembra voler fare le cose con calma. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Tocca in avanti. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Tentativo di allungare il gioco. Bonucci. Criscito. Coman. E abbiamo già superato il quindicesimo. La partita si è accesa subito. Non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. E così siamo evidentemente sull'1-0. E passa. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Il Manchester United si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Sulla fascia, è libero. Ci prova con una palla bassa. Ottimo disimpegno, fondamentale. Bonucci. Coutinho prova a prolungare. Preferisce il retropassaggio. Chance! Il portiere si oppone. La gioca all'indietro. Vuole il lancio. Deviazione dell'estremo difensore. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiri.
salta e colpisce di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Scodella in avanti. Costa. Coman. Criscito. Riceve in posizione interessante. Coman la mette in mezzo. E colpisce. La mette in rete. Il Celtic non si dà per vinto. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Perfetta parità dunque. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Costa si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Piqué. Douglas Costa. Ottimo intervento. Pallone lungo in verticale. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cerca l'uomo là davanti. Coutinho. Bell'intervento difensivo. Non c'era spazio. Il Celtic si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Prova con la palla lunga. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Bonucci. Thiago Silva. Rakitic. Gioca una palla lunga. C'è l'opportunità per il contropiede. Rakitic. Costa. Decide di sfruttare la fascia. Criscito. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Criscito. Riceve il passaggio. Nainggolan. Una conclusione straordinaria. Questo è un gol stupendo. Stupendo. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Conducono con una rete in più degli avversari. Rimonta meritatissima, ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Florenzi. Florenzi. Ottimo il fraseggio. Allontana il pallone. Handanovic senza problemi. Bonucci. Thiago Silva. Criscito. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga.
acquistata immediatamente. È stato un bel primo tempo, un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Termina così il primo tempo. Il primo tempo è stato un'altalena di emozioni, interventi difensivi, parate, gol, rimonte. Questo è un grande calcio e abbiamo ancora un tempo da seguire. Già in azione con la seconda parte di questa gara. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Palla può provare! Hanno trovato il gol! Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico! Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Ora gettare al vento questo vantaggio sarebbe imperdonabile. Riceve la palla. Si libera la grande. Continua ad andare, palla al piede. Può calciare, può colpire. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Aveva fatto tutto bene, forse però è arrivato un po' stanco quando ha tirato. Costa! Ha colpito di testa, ma la palla è uscita di poco. È stato molto bravo a colpire la palla così. Peccato per il risultato. Bonucci. Prova a verticalizzare. Ha la possibilità di andare. Prova a tirare! Rubata palla, gli avversari sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Il secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Riceve un pallone interessante. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Tenta di allontanare il pallone. Coutinho, sulla destra. Cerca lo spunto, sul filo del fuorigioco. Letteralmente affondato in area di rigore, vediamo che succede. Penalty concesso, diciamo che era evitabile. Il portiere adesso ha bisogno di un miracolo per salvare la sua porta. E forse così riuscirà a salvare anche la partita. Qui un'occasione clamorosa buttata via, ma come ha fatto? Il rigorista ha sprecato una grandissima occasione. È ben posizionato e spazza via la palla. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Prova a giocarla in profondità. È fuori gioco però. Thiago Silva. Ancora sotto, hanno bisogno di cuore e forse di un colpo di fortuna per aggiustare la situazione. Coutinho. Questo errore potrebbe essergli fatale. Sergio Ramos. Molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Coutinho. Criscito cerca il compagno libero, vediamo se può capitalizzare. Criscito, dunque rimessa laterale.
possibilità di tiro, occasione da rete, gol, non sbaglia. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. La rete ha davvero spostato l'equilibrio della gara e ora anche il pubblico spinge per vederli chiudere la partita. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Coman. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Coman. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Florenzi. Tocco morbido. Douglas Costa vuole la palla. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Mesut Özil. Da lì può segnare. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Rakitic è stato provvidenziale, ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Un pressing che non definirei asfissiante alla fine, Luca. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. È una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. Coutinho. Il Manchester United al calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Deve buttare dentro un cross. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Mesut Özil. Sicuro. Colpisce il pallone. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Una grande occasione di tornare in partita. La loro delusione è comprensibile. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. La gioca in profondità. Prova a passare con il pallone profondo. Incornata! Ottimo colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. Bonucci. C'è la palla lunga in avanti. Costa. Muriel. Cerca lo spunto. C'è spazio per calciare. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Ecco un'occasione di contropiede. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Mesut Özil. Matuidi.
ci mette il fisico e conquista il pallone. La butta via e fa respirare la difesa. Florenzi riceve in area, spazza il più lontano possibile. Mesut Özil, Luis Suarez, salva Andanovic. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Prova la toglie dalla porta. Attenzione alla respinta. Un sacco alla spalla del portiere. Sembrava finita, invece l'hanno ripresa per i capelli. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Bel movimento e istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui ha inflitto il giusto castigo. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Qui può partire il contropiede. Rimediano, un calcio d'angolo. Ottimo passaggio, qui deve tirare. Bel tiro, sono andati vicini al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Criscito. Sì, hanno il possesso della palla, ma devono sbrigarsi a impostare l'ultima azione offensiva. Nainggolan. Rakitic. Fischio dell'arbitro, non sono bastati 90 minuti, si va ai tempi supplementari. Entrambe le squadre possono avere qualche rimpianto. Non hanno fatto, secondo me, abbastanza per vincere. Parità dopo i primi 90 minuti. Siamo arrivati ai supplementari adesso e qui, si sa, contano la testa, il cuore, ma soprattutto le energie fisiche residue. Altri 30 minuti da giocare e si parte. Il Manchester United ha acciuffato il pareggio nei 90 minuti regolamentari quando tutto sembrava ormai perduto, e questo potrebbe persino rivelarsi un vantaggio, almeno a livello psicologico. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Costa. Bonucci. Costa. Si allunga e trova la palla. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Il
Manchester United al calcio di punizione. Passaggio intercettato. Gioca con un pallone lungo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla in avanti verso il compagno. Lancia il compagno nello spazio. Se ne va. Ecco. Splendida reazione del portiere. Ma doveva metterla dentro qui. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica. Difficilmente vedremo tante occasioni. Conclusione. Finalizzazione decisamente infelice. Lungo passaggio in avanti. Tocco prudente al portiere. Bonucci. Criscito. Coman. Rakitic. Coutinho ha già segnato in questa partita. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Arriva il fischio dell'arbitro, finito il primo tempo supplementare. È stato un incontro davvero interessante e ci aspettano altri 15 minuti di pura adrenalina. La tensione è altissima. Vediamo se basteranno questi 15 minuti finali o se si andrà ai calci di rigore. È stato un incontro senza esclusioni di colpi finora, ma non è ancora arrivato quello del KO. Sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. Coutinho! E non è riuscito a trovare il gol, è una grande occasione. Criscito era ben posizionato e intercettato il pallone. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Thiago Silva. Rakitic prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Rakitic. Criscito. Tocco preciso. Scodella in avanti. Ozil. Ecco Luis Suarez. Luis Suarez! E dentro! Un gol che parla da solo! E si è inventato una conclusione violentissima. L'ha fatta sembrare facile, ma questo gol nasce da una potenza che non tutti hanno nelle gambe. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Possiamo solo ammirarli. Non si sono mai lasciati prendere dallo sconforto e ora sono meritatamente avanti. Manchester United aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Errore qui, pallone sprecato. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Nainggolan. Bonucci. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare.
sulla scosta. Prova ad andare via con eleganza. E va a colpire di testa. È stato splendido l'intervento del portiere. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Hanno dimostrato grande maturità oggi. Non è facile ribaltare una partita che si mette male. Luca, ti aspettavi una rimonta così? Questa è una vittoria che vale doppio. La